Ma no, è una proposta di assoluto buonsenso. Qua sta venendo giù tutto. Ovviamente nel Che vuol palazzo. dire sta venendo giù tutto? Perché lo dice lei, lo ha detto anche Giorgetti, lo dice Salvini. Cosa vuol dire quando dice sta venendo giù tutto? A cosa si riferisce? Ma no, Banche, Ilva, non lo so. no, nel mondo reale, che non è quello dei palazzi dove si fanno i vertici non vertici, dove i leader non ci mettono la faccia perché c'è vergogna. No, nel mondo reale, le piccole aziende chiudono per tasse. Le medio-grandi scappano all'estero e quindi non ci sono più posti di lavoro. Questo è quello che avviene nel mondo reale e che sta avvenendo. Gli imprenditori non investono più nulla, italiani, perché sono assolutamente preoccupati di quello che sta succedendo. L'articolo 39 del decreto fiscale è talmente demenziale che farà in modo che chi appena può scappa, va via. È quello sulla confisca dei beni come se sei un mafioso. Quindi un'azienda, la faccio facile, un'azienda che fattura 2, 3, 4 milioni di euro, è un attimo che abbia una ripresa fiscale di 200 mila euro. E l'imprenditore si troverebbe con i beni confiscati come un mafioso, con la sua azienda gestita da chissà chi e Quindi che quindi questo è, fallisce dopo sta un venendo quarto giù d'ora. tutto, è riferito A a manovra, questa a questo. manovra è proprio la goccia che fa traboccare il Traboccare. E vaso. quindi la La proposta. proposta è, siccome sta venendo giù tutto, allora 3 mesi, sistemiamo quattro cose essenziali, 3 mesi, e poi andiamo al voto. E diamo un governo che governa, perché il problema di chi fa impresa e che quindi di chi lavora nelle imprese è di avere un quadro minimamente stabile. È evidente a tutti che questo governo non fa nulla se non guai, perché non ha nessuna. Non ha nessun punto di equilibrio su nessun argomento ragionevole. Per cui l'unica roba sensata da fare quando è così, si va al voto. Si va al voto in maniera ordinata. Quindi la proposta saggia di Salvini è diamoci il minimo tempo indispensabile, 3 mesi per sistemare quattro cose prima che ci sia la catastrofe totale, perché l'anno 21 se va così andiamo in recessione, ma pesante. E poi andiamo al voto e diamo finalmente un governo a questo paese. Questa è la proposta. Poi uno può dire no, può fare spallucce, può dire va bene, va tutto bene, ok, va tutto bene, però almeno noi la proposta l'abbiamo fatta. Cupo, era una proposta irricevibile.